Benvenuti, questo è il nostro appuntamento con Ben Godi, il programma nel quale mettiamo in evidenza bellezza, bontà, territorio dell'area della Toscana. Uno studio ricco perché oggi al centro del nostro racconto ci sarà il vino e ho diversi modi di raccontarlo, legato al cibo, legato all'immagine, legato all'innovazione tecnologica, ma oggi celebriamo qualcosa di veramente unico. Il dottor Roberto Francini si trova in un'area con una bottiglia in mano. Cosa stai a fare, dottore avvocato? Oggi, Alex, siamo a Villa Severi e io vorrei che magari dalla regia poi mandaste un panorama dall'alto di Villa Severi, perché l'abbiamo fatto a suo tempo con il drone. Oggi è una giornata un po' così. Stiamo preparando la scenografia per la trasmissione di oggi, che sarà dedicata a Sua Maestà il vino. No, bellissimo! Da sopra Villa Severi, Roberto, ti noto, sei dentro questo luogo storico ormai per Arezzo, bellissimo, e si trova nelle vicinanze della città, giusto Roberto? Certo, siamo proprio in città, okay. Stiamo vedendo il Duomo. Va bene, fra poco allora ci ricollegheremo, perché lì c'è il corso dei sommelier e io vorrei cominciare a parlare di vino con chi di vino lo fa, perché sennò qui tutti ragionano. Cantina dei vini tipici, Oiseppi, che arriva dal nord Italia, ormai ambientatissimo in 40 anni, dal 1980. 80. Una parola, oggi il vino è al centro del nostro racconto, perché io credo che sia forse una delle distinzioni che anche a livello mondiale ci dà una grande identità. Mi sbaglio, Oiseppi? Ci dà una grande identità e inoltre non scordiamoci che aiuta molto quello che è il nostro export a livello mondiale. Per esempio la cantina dei vini tipici dell'Aretino dove esportate? Io sto vedendo alcune immagini del dentro. Noi esportiamo un po' in tutto il mondo, ma diciamo principalmente Russia, Stati Uniti e Europa. Ecco, qual è il codice che crede sia quello vincente oggi del mondo del vino prodotto nella nostra terra? Umiltà, qualità, serietà. Allora, umiltà, qualità, serietà, dei tre, l'ultimo elemento è quello legato anche alla serietà, cioè tantissima contraffazione in giro c'è. Diciamo, per serietà intendo tutta quanta una filiera che parte dall'uva e arriva alla bottiglia garantendo ogni passaggio. Eccolo là, il lavoro. Una cosa, fra le emozioni che lei prova, preferisce, scusi, non può, frizzante, bianco o rosso? Tutto, perché dire quale vino preferisci è come chiedere a un babbo qual è il figliolo migliore. Bellissimo, Iseppi, e dopo me ne parlerà, perché vedevo Barone Albergotti. Roberto Francini, tu hai adesso, vedevo Massimo Rossi là, che mi dà le terga, cioè io vedo il collegamento, l'ha capito, no? Perché ho detto, Massimo Rossi, ti vogliamo bene, c'è un uomo di Monte San Savino come te qua con noi. Ma lo so, è un mio maestro, è 37 anni che mi sopporta. Ciao Massimo, si parla di vino, ci vuole anche la ciccia, È vero. Non manca là in studio. Qui no, qui abbiamo i protagonisti invece di quello che è un po' la divulgazione del vino. L'Associazione Italiana Sommelier sta facendo un grande lavoro, Massimo. Sì. E avete un bel riscontro. Sì, ma a parte, e poi pensa che la delegazione di Arezzo, come diciamo così, filo conduttore, si è posta di far sì che i produttori di terra d'Arezzo siano profeti in patria. Perciò noi per prima cosa promuoviamo i nostri vini, poi ovviamente li studiamo di tutti, però certo. Insegnare agli aretini a bere aretino è stata dura, però ci stiamo riuscendo. Ecco, è stata dura, ma il vino è cresciuto molto in questi 30 anni. Tantissimo, ovviamente 30 anni fa non avevamo questa possibilità anche di confrontarci. Adesso parliamoci chiaro, basta guardare le classifiche e siamo in testa con alcuni vini aretini nelle classifiche a livello mondiale, non ti dico solo italiano, ma mondiale, perciò ora è facile. Prima, quando ti confrontavi 30 anni fa, prendevi certi schiaffi, insomma che... Anche Giuseppe ha fatto un grande lavoro, ecco, sì. La cantina. Secondo me è riuscito a dare un'impronta professionale a qualcosa che non era mai stata concepita da noi. Da noi la cantina era qualcosa dove buttavi quello che ti avanzava, che non ti veniva bene in casa. Il famoso vino del contadino, sì, non era perché non era. Invece lui è veramente riuscito a creare un'immagine, una serietà professionale e a convincere che si lavora bene. E la cantina dei vini tipici, secondo me, è un orgoglio veramente
terra. Adesso conosceremo anche un po' di protagonisti del vino e della sua, bene, allora, così, vedevo... della sua conoscenza. Della voi sua siete lì a Villa Severi, poi dopo torneremo da voi. Massimo Rossi, grazie, ti ha detto troppo buono, l'hai sentito? Sì, Massimo, sì. Massimo, grazie, mi onora molto, troppo buono. Allora guarda, fra poco torniamo, Roberto. Francesco Marcantoni di eSimple, loro lavorano sull'innovazione, vieni qua, ormai ci spostiamo. Natale ha anticipato una cosa. Allora, oggi l'informatica, tu lavori, Francesco lo vorrei ricordare, a livello italiano uno dei formatori che opera, oltre che con la sua azienda eSimple, però in giro per la formazione dell'utilizzo del mondo della realtà aumentata, realtà virtuale. Ho detto cose sbagliate, Franci? No, assolutamente. E sei un aretino anche tu, bevi aretino. Il vino, Franci? Bevo il vino. Allora, hai detto poco, però ma ti faccio, buono. Poco ma buono. Ti faccio vedere una cosa. Natale era il film, era l'appoggio 2, quello che hai usato adesso, che è perfetto. Cosa si può fare oggi con il vino e il mondo del digitale? Dice, ma che c'entra il digitale e l'informatica col vino? Ma diciamo che ormai il digitale è diffuso in ogni parte della nostra esistenza e quindi oggi parleremo di alcune applicazioni specifiche, quindi di alcuni collegamenti fra il mondo digitale e quindi anche il mondo dei telefonini, degli smartphone e il mondo del food in generale. Quindi quello che stiamo vedendo, ad esempio, è un'applicazione che si può trovare, tra l'altro gratuita, e questo è un altro dettaglio non da poco. In questo caso si chiama Vivino, è un'applicazione internazionale che serve per il riconoscimento tramite la realtà aumentata delle bottiglie che l'utente intende. Allora, realtà aumentata bere. Vuol dire che tu inquadri col telefonino qualcosa e ti aumenta. Ce l'hai il telefonino? Sì. Giuseppe, venga, sta qua, Giuseppe. Allora, sulla bottiglia della cantina dei vini tipici, sei quella camera? Guarda, lui fa la foto. Vediamo se riusciamo. Guarda, a ci puoi andare stretto? Allora, lui ha inquadrato, eccolo lì, Franci. Eccolo, guarda, lui ha fatto la foto sta riconoscendo, racconta tu che cosa sì, riconosce dicendo. Praticamente l'etichetta attraverso appunto la realtà aumentata e il riconoscimento dell'immagine e ci dà sostanzialmente una Diego, scheda, avanti, una scheda che parla di questo vino. Ci sono le recensioni degli utenti e soprattutto consiglia anche tutti quelli che possono essere gli abbinamenti, cioè, dal punto di vista gastronomico. Quindi vorresti dire che io, se prendo una bottiglia della cantina dei vini tipici, come del resto di un vino famoso internazionale, oggi con l'app gli faccio la foto, guarda che spettacolo, lui la inquadra e poi la gira e lo vedi e ti dichiara di che si tratta. Quanto oggi è quindi il consumatore che decide la qualità? Guarda, anche qui, perfetto. Sì, ha riconosciuto la bottiglia 3.7, non male. E da questo su 5 è un bel voto, insomma, se pensiamo anche Francesco... al TripAdvisor. Dico, e da questo poi tante altre tecnologie. Ho sentito parlare prima di tracciabilità. Tracciabilità oggi è un tema che, grazie a delle tecnologie che abbiamo sentito nominare solo legate al mondo delle valute, delle valute elettroniche come Bitcoin, sono dei nomi, diciamo, che si sentono nominare ormai nell'uso comune. Grazie a delle tecnologie come la blockchain, ovvero è il sistema con cui viene garantita la tracciabilità della moneta virtuale, ci sono oggi delle aziende che stanno iniziando a sperimentare l'utilizzo di queste tecnologie per la tracciatura, ad esempio nel quanto caso degli nella alimenti. Realtà italiana, tu, io non ti chiedo toscana, ti chiedo italiana, viene utilizzato questo tipo di sistemi? Tu che ti confronti a livello... Allora, siamo ancora indietro? Siamo ancora abbastanza indietro, nel senso che, come hai detto prima, il mio lavoro, al di là di quello di spingere la mia azienda nella promozione di queste tecnologie, è anche quella di spingere sostanzialmente la tecnologia stessa e farne comprendere i benefici. Cioè, c'è prima una parte di divulgazione, e tu sai bene di cosa si parla, e la fase applicativa, diciamo, avviene, sta avvenendo in questo momento, ecco, qualcosa questo che avviene è il momento. Oggi. Voi quanti anni sono che lavorate in realtà aumentata o in realtà allora, virtuale? eSimple esiste da 10 anni, è praticamente fin dall'inizio. È oggi che sta arrivando a livello mondiale l'esplosione di questi strumenti, che dopo mi racconti nei dettagli, che sono... Marini, l'hai mai indossato un caschetto tu? Ah, sei indietro, Marini, tu che sei nei social. Va bene, Roberto Francesco. Cini, tu il caschetto della realtà aumentata l'hai mai indossato? O il visore? No, sono anche molto curioso, stranamente non l'ho mai indossato, mi hanno detto preferisco che... la realtà attualmente. Mi hanno detto concreta. Che oltre che il vino, sì. Con la realtà aumentata si può anche vivere le esperienze a livello con donne bellissime, meravigliose, esiste quello no? Anche con questo. Qua con questo, okay. Capito? Con le top model, voglio dire mica mai. Vai Roberto.
Una top model, addirittura. Senti, no, qui siamo invece in un posto molto, molto concreto. Ieri sera è iniziato il corso di qualificazione professionale per sommelier, al quale poi si iscrivono non soltanto quelli che vogliono fare una professione, perché erano veramente tanti, non tutti arriveranno poi alla professione, ma si iscrivono quelli che sono appassionati del vino, perché il vino fa comunità, il vino diciamo che ha un grosso potere comunicativo. Sì, no, ma poi anche cultura, perché uno dice studio il vino. Vabbè. Ma per studiare il vino devi incominciare a parlare di agronomia, di enologia, di geografia, di scienza, certo. Di tecnica dell'alimentazione, cioè è una materia molto complessa. Questo è come ogni professore che si rispetti, ci sono i ferri del mestiere, ecco, questa è la valigia del professore. Il corsista e tutte le volte viene si porta per fare si porta i suoi con tutti i testi. Qua, c'è un tuo collega qua che adesso mi presenti, scusami. Sì. Lui è Paolo Zaini, presente, lui è il relatore. Paolo Zaini. E lui si è specializzato, perché ne è un profondo conoscitore, per esempio sulla produzione e cura tutto quello che è la parte nostra che riguarda le birre. Addirittura, anche perché poi la degustazione delle birre sta diventando anche un po' di moda, ma insomma... Sì, certamente la birra è un campo che si sta estendendo a macchia d'olio ed è degno di essere curato nella maniera più concreta e anche precisa, perché è un mondo in grande espansione e soprattutto guarda molto ai giovani e anche alle nuove generazioni. Io sono curioso, visto che ancora si respira l'aria della prima lezione, cosa gli avete raccontato nella prima lezione? Beh, la prima lezione l'ha fatta un maestro e l'ha fatta Massimo, che ha spiegato la figura del sommelier, il mondo del sommelier, tutto quello che concerne il nostro mondo, dalla storia della delegazione, dalla storia dell'associazione a livello nazionale, fino ad arrivare ai ferri del mestiere, e con tutto quello riguarda la tecnica di servizio e tutto il resto. Certo, quindi comincerete a stappare tra un po'. Ah, no, già stappato. Ha già stappato. Anche perché all'inizio fai un brindisi, ma noi non perdiamo mai occasione, anche solamente con i brindisi iniziali incominci a studiare, ovviamente fatto con un metodo classico delle nostre terre, ma incominci a studiare che cosa vuol dire la bollicina, se sono persistenti, se sono fini, quante sono numerose. Ogni cosa è sempre legata a un momento di studio. Proprio per parlare di studio, tra un po' apriremo uno dei libri che vengono poi forniti e sui quali dovranno studiare. Nel prossimo collegamento prendiamo dei libri e te li facciamo vedere. Allora, voi siete a Villa Severi, Roberto, perché lì, caro Massimo, vero, fate il corso a Villa Severi, mi sbaglio? Perché ho anche... Sì, giusto? Sì. È la nostra favolosa sede. Ah, perché voi avete una... Ma siete ricchi allora, avete un sacco di soldi voi sommelier dell'associazione. Sì, no, è che la terra di Arezzo ha investito su di noi, come ha investito sui cuochi e altri, e Villa Severi non è altro che un polo enogastronomico dove si fa cultura sull'enogastronomia e maggiormente su quello che è la produzione aretina. Grazie Massimo, sempre come preparato. Allora, da un concittadino, guarda, il gancio è il concittadino sommelier col concittadino macellaio. Sto vedendo che è passato, che lui si è allontanato, Massimo. Però Massimo, giustamente, è sempre stato una persona attenta. Ma tu col vino che c'entri? Dammi la risposta. No, lui ha detto Polo, a parte Villa Severi, tu ci sei stato, hai fatto i corsi anche tu là, no? Come docente. Sì. Allora, Aldo Iacomoni, maiale. Come l'abbino col vino, secondo te? Com'è che me lo racconti? Che hai portato tu, Aldo? Io ho portato una filiera della nostra Val di Chiana, il nostro laboratorio, certificato, sono maiali da stato brado e semibrado, che ci permettono una stagionatura abbastanza lunga. Grigio, sai che vuol dire? Grigio è la mamma, è la cinta senese, e il babbo è la Giovaite, il nostro maiale bianco. È venuto fuori come questo. Come sono allevati in pratica, scusa? Tutto allo stato brado. Allora, stato brado o semibrado? La certificazione, là ti si vede, oddio, quando tagli. Che stai tagliando, Adelio? Salame. Oh, guardalo lì. Il panino perfetto. Che poesia quest'uomo che mi fa panino morire. Panino perfetto. Oh. Aldo, ecco, la certificazione, poi, e dopo ne parleremo, faremo vedere anche la IGP, ma sarà sulla carne bovina. Sui suini, sul suino è questa idea che si deve dare tracciabilità. Cioè, come nel vino c'è esigenza di tracciabilità, e ce lo raccontavi Seppi, dopo ci aggiungerà delle informazioni, così anche nel mondo del maiale.
nazionale c'è questa esigenza ormai, perché come se no? Non sai da dove arriva è un problema. Niente, sono tutti etichettati all'orecchio, sono tutti rintracciabili, quando vanno al mattatoio c'è tutta la certificazione, il numero di quel maiale, il numero di quell'altro maiale. Quindi in questo caso è la razza canina, parliamo di bovino, no? Però giusto per paragonare, giusto Natale ci hai fatto vedere come avviene per la razza chianina che hanno IGP, per il grigio avete fatto autocertificazione che scrivete volutamente e della quale vi assumete responsabilità. Cioè se dici che è allevata allo stato brado è vero. È vero, c'è un disciplinare molto attento, molto rigoroso, che bisogna rispettarlo. Caratteristica perché, sensoriale di questo salume? È qualcosa di particolare. Quando si taglia parla, è un profumo eccezionale, si riesce a stagionarli tre anni e mezzo, e quando si fetta quella marettatura di grasso che... Arrivata la porca di Natale, sei un bastardo. Perché tu lavori con me? Vuoi fare la mia accolina, spostarla? Allora, voglio ridere adesso perché noi stiamo per parlare dal... Guarda, scusa, ormai falla tagliare, Natale, bravo, falla tagliare. Eccola. Scusate, questo è un gesto che a me fa sorgere l'accolina, mi muove i sensi. Oh mio Dio. C'è Marini che è davanti al monitor e mi dà un po'... Marini, me impalli, te lo dico col cuore. Oh, vabbè. Allora... Parliamo però, il vino può essere raccontato anche nel territorio. Tu sei un fotografo che lavora anche a livello internazionale, è tornato da poco da Barcellona. Barcellona. Ricordami il nome, carissimo. Andrea? Bartolozzi. Bartolozzi, per Wedding Movie. Voi avete fatto di un codice, abbiamo anche le immagini, cioè nei matrimoni si sono inventati un'idea di raccontare una storia. Sì, raccontiamo una storia in base alle caratteristiche dei nostri sposi, del territorio in cui celebrano quel giorno. E voi qui avete fatto che cosa? Beh, guardate che col vino che si può fare, vai! Beh, qui abbiamo praticamente raccontato una storia integrando proprio il vino e portandolo in un posto che non gli appartiene molto, diciamo così, che è una spiaggia. Quindi abbiamo portato questa quantità abbastanza importante di uva all'interno del tino, dove i nostri sposi, che comunque la parte del vino faceva di per sé molta scena, e quindi era anche una parte della loro vita, comunque avendo un'azienda agricola, quindi... Allora, lo sposo aveva un'azienda agricola e ti ha chiesto, vorrei una storia, perché si può raccontare anche il giorno del matrimonio in un modo... Cioè, l'hai fatti così proprio, cioè, gli tiravi il mosto, era... Hanno fatto tutto da soli, nel senso che comunque sono liberi di divertirsi, di esprimere le loro emozioni, e questo cambia tutto dal punto di vista fotografico e video, perché comunque raccontiamo un'emozione reale, non gli diciamo mai fai questo. Scusa, era stagionale questa cosa o... Questa cioè cosa... l'hai fatta nel periodo della vendemmia? Sì, perché sì, mica sì, che potevi sì. portare l'uva finta. Certo, l'uva è vera. Ecco, e ce n'è anche tanta. Ecco, e ce n'era tanta. Sì. Ecco, questa cosa del matrimonio, scusami, io vedevo questa foto meravigliosa. Come oggi si riesce a raccontare anche questi momenti? Voi di Wedding Movie siete stati innovativi sul concetto allestimento. Sì. Sì. Sul concetto allestimento ma come unico. Ma presa questa idea? Scusa se te lo chiedo. Non lo so, forse no, di notte, nel senso per diciamo incasinarmi la vita sono il numero uno. Cioè quindi... di che lavoro c'è, ragazzi? Solo allestire quello, quanto vi c'è voluto allestire la spiaggia? Ci è voluto un paio d'ore. Lì è Lago Trasimeno, riconosco l'isola. Tuoro, Lago Trasimeno. Io riconosco l'isola maggiore e l'isola minore. Avete portato... Tra l'altro in un orario che ti tornasse bene per la luce. Sì, abbiamo allestito nel primo pomeriggio per poi aspettare per avere comunque delle riprese che avessero un tramonto. Ma gli esposi, dietro. Te lo chiedo, loro li convinci? Mi capi? È una curiosità che... Ma nasce insieme, sinceramente, perché alla fine sono tutti servizi unici, perché questo non lo rivedrai per altri sposi. Ah, viene fatto loro. Per questo, cioè non è che in serie fate le damigiane. No, in serie bellissimo, no. Il vino. Ok, grande Bartolozzi. Ragazzi, dai. Cioè, si può raccontare in tanti modi anche un matrimonio con voi di Wedding Movie, ma hai dato questa testimonianza. Poi mi racconterai altre cose perché so che ce ne sono. Bartolozzi, sei un po' spagnolo, sul look. Dai, a Barcellona. Ma è vero che ti hanno portato a mangiare cosa? Dillo, che Aldo gode solo. Che ti hanno portato a mangiare a Barcellona? Hanno portato a mangiare il patanegra. Patanegra. E dopo ti hanno portato a vedere il calcio cosa? Il Barcellona. Capite? Questo è il ragazzo che soffre a lavorare. Allora, noi facciamo breve pausa, poi torniamo perché Roberto Francini da Villa Severi ci racconterà tante cose con i sommelier e godremo assieme a loro.